Un buongiorno, buongiornato a tutti dalla vostra ministra Cazzolina. Come sappiamo, il momento è drammatico e urge un provvedimento. E quando c'è un provvedimento, non c'è mai pentimento. E aree e H fan sfuggire. È arrivato il momento di fare chiarezza su tante chiarezze mai chiarite. Ci sono alcuni dirigenti scolastici che usano misure crack, gnac, trick, track, che. Dragoniane. Vabbè, hanno capito, ecco. Queste misure non sono mai state scritte sul DPCM. Adesso vi illustrerò delle illustrazioni che avevo già illustrato col CTS. Spiega cos'è? Vabbè, lo sanno tutti che il CTS è il Comitato Tecnico Stronzi. Mi hanno infatti segnalato che ci sono delle movite di mamme accalcate fuori ai cancelli delle scuole. Ebbene, problema risolto. Da domani ci potranno sostare solamente 6 mamme, dalle 6 di mattina per 6 minuti ogni 6 del mese. Le altre verranno lanciate a casa con una catapulta. Tranquilli, bambini, non vi dovete preoccupare per l'atterraggio delle vostre mamme perché abbiamo già erogato il bonus materasso gigante. Abbiamo poi delle segnalazioni segnalate che alcune maestre lasciano le finestre delle aule sempre aperte. Mamme, non vi preoccupate perché nel nuovo DPCM. Abbiamo previsto l'installazione di phon giganti da mettere nei corridoi per scongelare i bambini a fine lezione. Ma se invece volete approfittarne, volete tenerli buoni per tutto l'arco della giornata, basta scrivere sul diario dello studente: "Maestra, preferisco tenerlo surgelato tutto il giorno". Inoltre mi hanno segnalato di, avvengo super tra fra, alcune entrate scaglionate organizzate da presidi scoglionati. Per esempio l'entrata alle 8:12, l'entrata alle 8:13, l'entrata alle 8:14. Questa cosa non va bene perché non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Lo diceva anche Tiziano Ferro. Non si può, anche perché ca, cu, co, h, no. Quindi abbiamo deciso che la prima classe entrerà alle 8:10 e dalle seconde classi in poi entreranno all'ora di ieri a quest'ora più 15 minuti meno un quarto d'ora. Ah, ultima cosa, i segnalatori segnalati ci hanno segnalato che alcuni bambini entrano in classe senza aver misurato la temperatura. E quindi nel nuovo DPCM abbiamo previsto che se viene trovato uno studente che ha la febbre ma non sa di averla e è salito ugualmente sull'autobus senza saperlo, viene prelevato e rispedito immediatamente a casa con il corriere di Amazon. Ah, mi rivolgo alle mamme, se siete abbonate a Prime avete anche la spedizione gratuita. E comunque non dovete preoccuparvi perché la spedizione sarà rintracciabile dal tracking dell'app. E anche oggi abbiamo risolto la soluzione, ma se da domani avremo altri problemi e se domani il pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, tienilo con te perché dopo forse un giorno se ne andrà. C'è scritto anche nell'articolo 31 del nuovo DPCM. A presto e un caro saluto salutato dalla vostra ministra Cazzolina. Ecco la